Ciao Luzzerinos, benvenuti sul mio canale. Oggi voglio insegnarvi come realizzare questa sciarpa di Hogwarts. Io l'ho fatta coi colori di corvo nero, ma ovviamente voi la potete personalizzare coi colori delle vostre case preferite. Per realizzarla vi serviranno del pile blu, del pile o del panno grigio, del filo blu, del filo grigio, delle decorazioni come ad esempio la spilla della vostra casa oppure la toppa con tutti gli stemmi di Hogwarts, il template della sciarpa e delle righe, matite, penne, forbici e spilli. Iniziate tracciando il contorno della vostra sciarpa sul vostro pile. Come sempre vi lascio il link al post sul mio blog dove troverete tutte le misurazioni. Ed ora ritagliate la forma della sciarpa che avete ottenuto. Nel caso voleste fare un lavoro ancora più preciso, vi consiglio di fare l'orlo sui bordi della sciarpa. Siccome il pile non si sfilaccia, ho preferito lasciarlo senza orlo. Ora dovrete disegnare e ritagliare tutte le righe grigie che dovrete applicare sulla sciarpa. Una volta ritagliate, provate a posizionarle sulla sciarpa per trovare la combinazione di distanze che vi piace di più. E poi aiutatevi con un righello per ripetere le stesse distanze lungo tutta la sciarpa. Fermate le righe grigie con degli spilli in maniera che non si muovano mentre le cucite. Da qui avete tre opzioni, potete decidere di cucirle a mano, come sto facendo io per farvi vedere nel video, oppure potete decidere di incollarle con della colla per stoffa, ma è un metodo che a me non piace perché il risultato non è molto preciso, oppure potete decidere di cucirle grazie ad una macchina da cucire, che è l'opzione che ho scelto io alla fine. In questo modo la cucitura sarà molto più precisa. E questo è il risultato finale. Come avete visto è davvero semplicissima da fare, però è un'idea regalo molto carina, specialmente per chi è un grande appassionato di Harry Potter. Se foste interessati al trucco che indossavo nelle fotografie, vi lascio qui il link al makeup tutorial. Come sempre, se anche voi realizzate questa sciarpa, mandatemi le vostre foto su Facebook, oppure taggatemi su Twitter o Instagram, o usate l'hashtag SerenaLuzzoLikeMe, così che io possa vedere le vostre creazioni e includervi nel mio prossimo video. E oggi voglio mostrarvi questa cover che Zai Chan ha realizzato grazie al mio tutorial. È una youtuber anche lei, quindi vi lascio qui il link al suo canale. Come sempre non dimenticatevi di spolliciare se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al mio canale per non perdervi i prossimi tutorial. E se avete qualche idea per i prossimi video lasciatemela nei commenti. Quindi questo per oggi era tutto, io vi mando un bacione e al prossimo video. Ciao ciao!